Sgarbi dice: comunica immediatamente un'idea di densità e concentrazione, la pittura di Alvaro Caponi. Artista narnese di formazione romana, signore incontrastato di un luogo di sensazionale bellezza, le gole del Nera, di cui allo stesso tempo esploratore, studioso ed archeologo. Quindi mi ha fatto molto piacere perché con queste parole Sgarbi dice, evidenzia che ha letto i miei libri. Lo ringrazio, Vittorio, grazie ancora. È un luogo incontaminato, talmente bello da lasciare senza fiato. Un luogo di sensazionale bellezza, per dirla con le parole di Vittorio Sgarbi, quello dove vive e ha il suo atelier Alvaro Caponi, pittore, studioso e archeologo. La sua Domus Octavia, così si chiama la sua dimora, si affaccia sulle gole del Nera. E proprio questo straordinario paesaggio segna l'ispirazione artistica di Caponi, così come la sua ricerca archeologica. Anni fa ero giovanissimo, avevo i capelli anche bianchi, perché sostengo che ero già vecchio a suo tempo, anche quando ero giovane, e comperai questi vecchi mulini. Mi piacevano le vecchie strutture, mi piaceva sentire l'acqua che entrava in queste strutture antichissime e muovevano soprattutto la mia immaginazione. Ma la mia immaginazione si muoveva anche in maniera diversa per dar frutto alle mie opere. La mia opera è una risultante delle mie emozioni, emozioni che riprendo dalla natura, dal volo degli uccelli, dal canto degli uccelli, dalle foglie, delle foglie dell'autunno, della primavera, che sono in continuo mutarsi, e soprattutto anche dalle vestigia della mia Domus Octavia, che nasce sopra le rovine di una vecchia villa romana. La Pompeia Celerina era l'antica suocera di Plinio il Giovane e godeva di questa meraviglia. Indubbiamente queste vestigia ormai sono sopra a questa nuova dimora, però ogni tanto, magari facendo un piccolo buco nel terreno, risorgono queste vestigia antiche. Per esempio, proprio ultimamente per modo di dire, insomma nel 2000, quindi sono passati 17 anni fa, quando durante lo scavo della piscina ho rinvenuto l'antica villa romana, l'antiprostilo con grandi colonne e tutto il resto che poi viene attraverso la ricerca proprio continua durante la costruzione della casa. A poca distanza esiste un cantiere e un porto unici al mondo, tra l'altro, quindi queste vestigia piano piano risorgono come una forma magica. Il cantiere navale, a mio avviso, pur essendoci a monte degli opus cementitium di chiara fattura romana, sostengo che siano etrusche, ma non perché lo dice Alvaro Caponi, lo dice per esempio Virgilio. Se poi Virgilio è bugiardo, sarò bugiardo anch'io. Virgilio nell'Eneide sostiene che da Orte è partita una flotta navale a favore di Turno, re dei Rutoli, contro Enea, che dopo la distruzione di Troia sbarcava nel litorale. Quindi questa gente, in aiuto di Turno, specialmente Orte, secondo Virgilio, che manda questa flotta navale. Queste navi furono, a mio avviso, costruite qui a poca distanza, in questo grande cantiere navale, lungo 300 metri, largo 16, alto 6 metri. Quindi la grandezza anche di questo cantiere navale dimostra anche la grandezza delle navi che potevano essere costruite. La mia arte risente anche molto di ciò che trovo e anche dell'archeologia.
E a proposito di archeologia, Alvaro Caponi non è solo lo studioso del porto etrusco di Stifone, ma ha anche sostenuto ricerche sulla mummia di Narni, ha rinvenuto dei graffiti e ha scoperto i resti dell'antica Anequium. Per quanto riguarda il sarcofago e la mummia di Narni, è un'esperienza stupenda, perché sono andato anche alla ricerca, addirittura anche in Egitto, ad Abu Simbel, a vedere il grande spazio che Ramses, faraone e marito della Nefertari, ha costruito questo grande tempio in onore della sua regina. Nel tempio della regina, Bolzoni ritrovò questa grande tomba e poi successivamente viene riscontrato che è la tomba della regina Nefertari. Il sarcofago di Ramose, invece, secondo egittologi, sostengono che questo sarcofago sia del 350 avanti Cristo, però esami a radiocarbonio che feci fare a frammenti di legno presi dal sarcofago risultano invece quasi 1000 anni avanti Cristo. Quindi si può presumere appunto che il sarcofago di Ramose sia il famoso Ramose a cavallo con più faraoni, ma il Ramose sacerdote di Edfu è quello del periodo appunto di Ramses o Ramsete il Grande. Invece per quanto riguarda la mummia che era in un sarcofago che non era il suo, risulta, secondo egittologi, del primo secolo dopo Cristo, periodo tolemaico o giù di lì, insomma. Ecco, invece, attraverso le analisi a radiocarbonio, risulta 500 anni dopo Cristo, quindi c'è una bella differenza. Però gli egittologi di fama mondiale sostenevano che la mummia era praticamente o il sarcofago ripreso come esame comparativo con altri sarcofagi, e quindi per esempio quello di Bruxelles o quello di Genova, il quale, pur essendo simili, conservavano, secondo egittologi, lo stesso periodo. Esame comparativo, però non risulta così con l'esame praticamente al C14 a radiocarbonio. Graffiti, sì, dunque nel Monte Santa Croce durante la rivisitazione di queste miniere abbandonate alla fine dell'Ottocento, il Terrenzi ne parla chiaramente, abbiamo trovato nell'interno di una miniera che non è stata scavata dall'uomo ma è stata prodotta dall'acqua, quindi l'acqua incuneandosi ha lasciato dei detriti ferrosi di cui poi sono stati distaccati successivamente. Ecco, nell'interno di questa grotta chiamata la grotta dello Svizzero, chi era lo Svizzero poi ne parleremo dopo, abbiamo trovato questi graffiti stupendi con delle immagini di guerrieri che vanno verso una porta, uno Stargate, in procinto di combattere o di difendere, perché questi guerrieri avevano praticamente l'arco teso e avanzavano, come ho detto prima, in una porta. La città di Nequinum, ecco, archeologi e studiosi sostenevano che la città fosse sotto l'attuale città di Narni, ma non è così, perché tutte le città protostoriche nascono sugli altipiani. Vediamo la città di Ameria, dell'attuale Amelia, vediamo la città di Spoleto, la città di Orvieto, nascono tutti sugli altipiani. E quindi la città di Narnia è stata edificata al di fuori della città di Nequinum, ma quando gli abitanti della città di Nequinum, sottomessi dalla cultura romana nel 299 a.C.,
si sono spostati nell'odierna Narni. Quindi, voglio dire, le vestigia dell'antica Nequinum è situata nel Monte Sant'Angelo. E è sicuro, potrebbe essere quasi con certezza, pur non essendoci dei segnali che stanno a testimoniare la città di Nequinum, ma le vestigia così grandi, così evidenti, possono stare a testimoniare dell'antica città appunto di Nequinum. Foto dal satellite evidenziano chilometri di terrazzamenti, di fortificazioni. Nell'interno ci sono dei ripari frattali, termine usato da un archeologo francese, ma che sta bene a testimoniare questo vano, addirittura con mura larghe 2,5 metri, mura completamente realizzate a secco. Rispetto ai ritrovamenti archeologici e ai suoi studi, Alvaro Caponi ha un sogno nel cassetto. Quindi tutte queste ricerche sono state poi inserite in un libro, ripeto, Memorie del passato, dove c'è la vera età del sarcofago di cui ho parlato prima, di un laboratorio di Ancore, e c'è anche un approfondimento sul cantiere navale Porto di Narnia e la città di Nequinum. Ecco, tutte queste cose sono scritte in questo volume, ma con lo scopo di realizzare un museo che vada a beneficio di tutta la comunità, un museo particolare, un museo ben, architettato e ben congegnato per dare ai ragazzi e alle persone che visiteranno questo museo la realtà di queste memorie del passato. L'archeologia, come lui stesso ha detto, influenza fortemente l'arte di Alvaro Caponi. Influenzano la mia arte perché praticamente l'arte non è nient'altro che una reazione dei nostri sentimenti più profondi e anche della nostra cultura. Quindi nel momento in cui dipingo, queste cose affiorano e si evidenziano nella mia pittura. Figurativa o no, c'è sempre una materia antica, una materia arcaica, una materia che è fatta di terra, è fatta di natura, è fatta di acqua, ma soprattutto è fatta anche di sogni che fuoriescono dal mio inconscio e vengono ad inserirsi appunto nelle mie opere. Ogni opera, ecco, è un approfondimento, diciamo, di tutto ciò che ho studiato nel tempo, e indubbiamente c'è anche un po' di creatività per dare all'opera una testimonianza oggettiva della pittura di Alvaro Caponi. L'arte è un momento libero, è una creazione libera, senza presupposti alla base, è un po' un gioco che viene a verificarsi, e a volte è anche dolente, perché poi terminato il gioco, terminata l'opera, così come si vuol chiamare, c'è una riflessione, c'è un'indagine, ma c'è anche un senso critico di ciò che si è creati. E quindi a volte quando le cose non vengono recepite in maniera come si avrebbe voluto, allora quella grande estasi iniziale diventa poi un tormento successivo. Ma io dico, ognuno di noi ha una sua etica, una sua professionalità, ha un suo modo di dipingere, che è una forza istintiva. Ecco, questa forza istintiva è, oltre che esce come fisicità, perché questa opera si vede, ma è un contenuto interiore che è quello spirituale. Quindi vediamo anche una parte dello spirito di questa opera. La mia opera è anche, dicevo, fatta di trasparenze, fatta di velature, fatta di segni a volte indecifrabili. Sono dei segni alchemici, sono segni che vengono inseriti nel contesto dell'opera, ma anche per dare creatività alle persone che approfondiscono
nell'analizzare l'opera più che vedere l'opera nell'aspetto esteriore. La mia spiritualità è un po' a volte metafisica, cioè va oltre lo spirito, ma si avvicina dove? A Dio? No, forse si ferma un po' prima. Questo è il concetto di coloro che operano nell'arte metafisica. Però la mia arte non è solo metafisica, e a volte nelle mie cose si vedono anche un embrione di paesaggio, si vede un po' una figura che non è figura, si vedono ecco, delle immagini che somigliano a simboli, e c'è tutto praticamente un enigma che a volte sembrano opere che non hanno un'identità precisa per quanto riguarda il tema, la valutazione, il racconto. Le mie opere sono realizzate con terra, acqua, pigmenti, colle, materiali che a volte prendo dalla natura. Tutte queste materie praticamente mi sono servite a suo tempo per realizzare una continuità di opere che riguardavano il Santo Francesco. Mi era stato chiesto di fare una mostra su San Francesco, ma iniziai e portai avanti un discorso anche con opere grandi di 2 metri per 1,5 metri. Poi le lasciai completamente perché mi sembravano che quelle opere che avevo realizzato erano molto vicine a quelle che Giotto fece nei racconti francescani. Lasciai completamente e iniziai invece a fare un discorso relativo al Santo Francesco partendo dai simboli ben precisi. I simboli francescani quali sono? La terra, l'acqua, il fuoco e l'aria. Elementi importantissimi perché sono elementi che servono per la nostra vita. La nostra vita materiale, ma anche quella spirituale. Qual è quella spirituale? Quella che va oltre la materia e che si avvicina a Dio, ma è la parte, credo, proprio più sensibile dell'uomo. È questa la spiritualità. La materialità invece è tutto ciò che ci serve nella vita. La terra come nutrice muta, ventre aspro di rocce, in una poesia, seno soffice di sabbia, sorreggi i miei passi di vita, abbracciami greve di morte. Questa è la terra descritta in un brano poetico che descrive una parte delle mie opere, ma anche della lauda francescana. E l'acqua, mi permetto anche di richiamare un pochino la realtà di quest'acqua che è elemento di vita, ma non solo, e voglio citare anche altre 2 parole per quanto riguarda questa poesia stupenda, meravigliosa, relativa all'acqua. Fanciulla volubile, che arpeggi col tuo riso di spuma, mi abbracci, mormorando promesse, poi ti incupisci e fuggi in paludi di desolazione, e a me che sono rimasto ad aspettarti non rimangono tra le dita che poche stille del tuo pianto. San Francesco nella sua lauda la vede diversamente. No, voglio dire, le parole sono diverse, ma il contenuto è uguale. E l'aria e il fuoco. E per te aere, per te nubile, per te sereno, queste le parole di San Francesco nella sua lauda. Il fuoco, elemento purificatore che è inserito anche nelle mie opere, perché le mie opere sono fatte anche di fuoco. Un fuoco
diceva questa poesia, vite irrequieta che guizzi e lambisci, rosso sangue impalpabile, che spira e sospira ed avvolge in una luce di morte. La terra madre placherà i tuoi fremiti in un sonno di cenere. Beh, credo che il fuoco viene descritto allo stesso modo anche da Francesco, e poi anche l'aria. Insomma, sono elementi di vita che sono inseriti anche nelle mie opere. Nelle mie opere sono frutto di queste materie, ripeto, che oltre la vita danno anche una grande spiritualità, oltre che quella di San Francesco o di Francesco, anche della nostra spiritualità. Anche perché io vivo in un posto molto francescano, in un posto dove il Nera scorre lento, perpetuo da anni, un fiume decantato da grandi storici, dagli antichi Naarti fino ad oggi. E finalmente questo Nera è stato da pochissimo tempo rivalutato. Rivalutato in che senso, voglio dire? Ecco, da Narni fino a Nera Montoro, dove termina il percorso, nell'antica ferrovia è stato fatto una pista ciclabile dove centinaia e centinaia di persone stanno rivalutando questo posto meraviglioso, questo posto che continuerà ad esserci anche quando noi non ci saremo più. Poi, insomma, le gole del Nera sono importantissime, nel senso, sembra strano, ma qui, in questo luogo, prima della Villa Celerina, o probabilmente quando c'era già la Villa Celerina, Tito Livio sembra che dicesse che in questo luogo Quinto Fabio Massimo con delle legioni aspettava Annibale che avesse varcato, diciamo, oltrepassato il Nera, e quindi lo stava aspettando. Quindi un Nera con grandi storie, un Nera che presenta delle strutture da me studiate e studiate anche da altri, e spero che anche altri in seguito continuassero gli studi di queste vestigia memorabili, come un porto e un cantiere navale.